Bentornati su Historical Game Channel con il terzo episodio della serie su Total War Attila con la mod 1220. Continuiamo la serie con il regno di Boemia. Allora, dopo la battaglia per conquistare la città di Wroclaw, abbiamo perso il nostro generale Hengist, è stato rimpiazzato dal nostro erede Esla. Quindi dovremo stare molto attenti nelle prossime battaglie a non perderlo e a non fare nuovamente delle cavolate come ho fatto nell'ultima battaglia. Ok, allora, intanto vedo che Lincoln è sceso molto. Ok, perché abbiamo questa catapulta che a noi non interessa niente perché è una catapulta, tra l'altro mercenaria, quindi ci costa troppo di mantenimento. La disbandiamo. Ok, qui le truppe si stanno rigenerando e qui c'è questa piccola orda che si è creata dopo la sconfitta del Ducato di Silesia. Quindi questa la dobbiamo sicuramente, sicuramente distruggere. Tu attacca. Sì. Vabbè, facciamola con autorisoluzione, aggressivo. Ok, perfetto. Sterminiamo tutti, non ci interessa niente. Ok. Allora, vediamo Wroclaw. Allora, l'ordine pubblico sta scendendo. Meno 23. Ci sta un meno 20 per la conquista. Che questo è solo fino al prossimo turno, quindi va benissimo. Devastazione, che era. Intanto ripariamo. Ripariamo questa. Questa e questo, ok, perfetto, e questo, ok, perfetto. Anche la produzione di cibo è aumentata perché giustamente con questa provincia dove appunto c'è Mergin che ci dà appunto più 20 di cibo, quindi direi che anzi, da più 25 più 42 più 14. Ah, ok, per la fertilità del luogo. Ok, quindi vabbè, non possiamo aspettare. Qui abbiamo sempre problemi di squallore. Questa cosa andrà risolta. Mente Praga. Ok, anche Praga giustamente sta soffrendo del malus perché si trova nella stessa regione. Quindi l'ordine pubblico calerà anche a Praga. Ok, la diplomazia. Vediamo un po'. Allora, qua. Qui tu sei il Granducato di Kiev che hai una forza rispetto a noi molto, molto maggiore, però. Allora. I rapporti con i confinanti non sono buoni, quindi potremo allearci con la Polonia. Vediamo la Polonia se sta già combattendo in guerra con il Granducato di Kiev. Eccolo qua. Attualmente sì, è in guerra con il Granducato di Kiev. Quindi, per poter espanderci, dovremmo andare di qua. Perché eviterei di andare verso il regno di Ungheria che noi non interessa entrarci in guerra perché è molto
molto più forte di noi e non abbiamo assolutamente intenzione di rovinare i rapporti con tutte le nazioni circostanti, che sicuramente saranno in buoni rapporti se non alleate con il Regno di Ungheria. Quindi a questo punto passerei il turno. Stiamo ricercando la tecnologia. Passerei il turno. Ok. Allora, tu sei un generale, quindi esperto di logistica. Sì, questo lo farei sicuramente. Più 1% al replenishment. Quindi ora va al 2%. E vabbè, guerriero. Ok, perfetto. Allora, vediamo. Ah, è morta la figlia? Come? Molto male questo, molto male. È morta la loro figlia, Dicenred e Wulfthryth, come si dice? Questi nomi assolutamente assurdi. Perfetto. Beh, vediamo se Esla ci darà alla luce un erede per il trono. Ok, passiamo il turno. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ok, intanto il Granducato di Kiev ha oltrepassato il confine, è venuto nel nostro territorio. Con un'armata anche bella pienotta, quindi non so le intenzioni, le loro intenzioni, ma molto probabilmente non so contro chi stanno marciando. Vediamo la diplomazia ora, con chi sono in guerra loro, comunque con chi hanno brutti rapporti. E vediamo un po' cosa succede. Allora, cos'hai dentro? Light Melee Infantry e X-Men, ok. Questi skirmishers sono molto, molto, molto pallosi da affrontare, perché fanno parecchi danni soprattutto alle cavallerie leggere. Allora, ok, è morto. Oh, ok, è morto il loro generale? No, Granducato di Lituania. Ah, ok, sì, ok. Allora, il Regno di Sicilia sta dichiarando guerra a chiunque. Ok, qui abbiamo finito la tecnologia. Quindi, vediamo cosa possiamo fare. La cosa ci blocca gli arcieri sergenti, che appunto sono molto meglio rispetto agli arcieri che abbiamo adesso. Quindi, contando di affrontare una guerra contro il Granducato di Kiev, direi che quelle unità a noi servono. Quindi andiamo per il ramo militare ancora una volta. E con te non so cosa fare. Allora, intanto te spostati qua, tu vieni qui. Mettiti in fortificazione. Ok, questa cosa. Ok. Aumenterebbe la produzione di risorse, ma mi dà un meno 1 all'ordine pubblico e un più 2 allo squallore. Vediamo che l'ordine pubblico sta continuando a calare. Tasse, instabilità. Political situation.
differenze religiose, migrazione. Al paganesimo sta salendo, non capisco perché. Qui cosa c'è? Se c'è più due più uno alle unità reclusate. Allora, intanto reclusiamo, sicuramente. Allora, tu reclutati. Un altro paio di questi, un altro paio di questi, un altro paio di arcieri intanto. Poi vediamo come andiamo sui costi. Perfetto. Finisci il turno. E vediamo cosa fa il Gran Ducato di Kiev. Che... Ok, si sta muovendo. Ok. Sicuramente hanno intenzione di attaccare. Ok, stanno razziando, stanno razziando. Ok. Ok, dobbiamo chiedere subito alla Polonia di allearsi con noi, così da intraprendere una campagna militare con il supporto della Polonia, così da non essere soli. Okay. Io porterei sicuramente la sua armata qui vicino, però stai reclutando ancora. Stai reclutando. Aspetta un attimo. Leva questi. Vieni qua. Non so assolutamente cosa fare, vedi cosa sono, Baltic Spearmen. Rispetto ai miei... Sono parecchio più tosti? No, hanno più melee attack però. Hanno più melee attack. Allora, intanto andiamo in diplomazia. Polonia. Tu Polonia, tu Polonia. Allora, chiediamo. Vediamo, chiediamo. Alleanza militare, io ti dico che... Mi unirò alla guerra contro il Gran Ducato di Kiev. Non te ne frega niente. Così te ne frega. Però facciamo una non-aggression pact proviamo a levarli qualche soldino, perché Premisl è assolutamente avaro e vuole i soldini, che tanto loro sono come potenza economica very strong, quindi i soldi ce l'hanno. Troppi. Ok, no, troppi ancora. Trecento, no, ma ancora non mi conviene, non voglio assolutamente, no. Allora, un disegno di Ungheria, però possiamo provare ora a chiedere un trade agreement, che è sempre basso, ma perché abbiamo, perché ho bisogno di soldi, di entrata di soldi. Siamo molto scarsi. Se ti pago, se ti do il soldo, sempre basso. Te ne do al massimo 1.800. No, vabbè. Allora, tieni la tua merce e vai dove devi andare. Ok.
qui lui sta razziando. Ma senti, ma te mettiti a reclutare. È inutile aspettare. Altro di questo, altro di questi. Perfetto. Finisci il turno. Ok. Cosa vuoi? I suoi alleati chi sono? Quindi, il Regno di Serbia ci ha appena dichiarato guerra. Direi di accettare. Loro cosa fanno? Non siamo messi bene, non siamo messi bene. Allora, direi di ripiegare in città a Wroclaw con l'esercito più piccolo e continuare ad ampliarlo nella speranza che il Granducato di Kiev non ci attacchi, e poi porterei l'armata del re a Praga per proteggere la nostra capitale che è rimasta scoperta. Assolutamente dobbiamo farlo. Ok, Drums of War. Ok, perfetto. Ok, ci ha dichiarato guerra, però ha visto dichiarato guerra anche al Ducato di Austria, che in questo modo non abbiamo più. Non abbiamo più commercio con il Ducato d'Austria perché penso sia stato proprio arata malamente. Infatti, loro hanno due armate piene. Piene. Il Ducato d'Austria gli è rimasto questo lembo di terra. Ok, sì, sicuramente dobbiamo ripiegare con le armate. Non c'è. Tu vieni a Praga. Che se ti becchi Malus non me ne frega niente. E tu torni a Wroclaw. L'altro ordine pubblico è anche molto basso. Allora, questa roba mi dà squallore e ordine pubblico sempre. Ma perché se noi andiamo a vedere, vediamo. Vediamo. Tutti danno public order meno uno e squallore, ma perché giustamente è così. Ok, la nostra guarnigione sono tre sergenti, uno ai contadini armati, tre di arcieri di milizie, uno un arciere contadino. Ok, mentre su reclutamento. Hai finito, però l'income è abbassato, giustamente dobbiamo pagare le armate. Non ci voleva che il Regno di Serbia attaccasse l'Austria e ci dichiarasse guerra, perché adesso lui ha libero accesso. Intanto voi state morendo di freddo, benissimo. Sta cosa mi piace, state soffrendo l'attrition. Ok, allora tu stai andando qua. Ok, Cendred, cosa hai fatto? Ok, aumentato di rango, aumentato sia un governatore, giusto? Sì, sei un governatore. Ok, allora, vediamo un po'. Essendo allora, un governatore, allora, tu dovrai anche difendere. Quindi questo sicuramente. E questo invece dà un più 5. Ah, ok, di cibo.
Oh, ah, più 3, ok, perfetto, perfetto. Questo ci interessa perché ci dà più 5 di cibo e ci dà anche dov'è? Ah, ok, sì, più 3 le munizioni per la fanteria da tiro. Ok, perfetto. Alla grande, passiamo il turno, tanto possiamo solo aspettare. Ok, loro sono entrati nel nostro territorio mentre loro si ritirano. Il che non è male, quindi possiamo concentrarci esclusivamente sul Regno di Austria. Perfetto. È un'ottima cosa. Così abbiamo solo questo fronte da controllare. Ok, perfetto. Oddio. Perché sei morto adesso? Per quale motivo? Porcaccia la miseria. Ok, allora troviamo un generale leader. Tu cos'hai? Autorità più uno. Zelo più uno. Soprattutto. Allora, la vostra fedeltà è bassissima, giustamente. Questi nobili non mi fido assolutamente a metterli qua. Io metterei questo. Ok, perfetto. Morto per cause naturali. Però adesso siamo messi male. Chi è morto anche? 39 anni. Non lo so. Ok, perfetto. Lui è il nuovo re, Esla è il nuovo re. Lunga vita al re. Benissimo. Quindi tu sei il nuovo re. Wow, fighissimo. Fighissimo. Allora, tu torna qua a Praga. Vediamo un po' la famiglia. Allora, tu devi sicuramente fare un figlio con Istriana in tutti i modi. In tutti i modi. Allora, questi nobili adesso hanno fedeltà molto più bassa, quindi tu fai una cosa. Assicurati la lealtà intanto di questo. E che tu assicurati la lealtà di questo, perché piano piano ci ringraziamo tutti sti nobili. Mentre, allora, diamo un po' di cariche. Così. Ok, se non te la posso dare, hai ragione. Ok, perfetto. Ok. Allora, loro si sono. Ok, qui però loro. Che roba è questa? Medium melee cavalry. Rispetto alle nostre. Oddio, però noi non abbiamo cavallerie. Caboia. Questo è grave, molto grave. Allora, senti, io ho bisogno. Ho assolutamente bisogno di aumentare i guadagni perché così sono troppo bassi. Allora. 5.000. 6 turni. Ricchezza del 15%, però tanto noi non è che abbiamo tantissima produzione, quindi proviamo. Sicuramente abbiamo bisogno di soldi. Allora. Ducato d'Austria qui si è fatto prendere questa città adesso e noi siamo veramente messi male. Oddio, allora.
possiamo, l'unico con cui possiamo commerciare è il Regno di Ungheria, che prima ho sbagliato a dire era il Regno di Serbia, non il Regno, il Ducato di Austria. Allora, torniamo qua. No, io ho bisogno del tuo trade agreement. Moderato, forse ci riusciamo. Oh, grandissimo, grandissimo. Benissimo. Che sollievo. Vediamo. 249 di income. Se non altro, qualcosa. Dobbiamo aumentarlo ancora di più, però. Allora, tu, intanto che te ne stai qui bello buono, vediamo un po' cosa succede. Passiamo il turno. Ok, si ritirano dai nostri territori. Dovrei pure muovere però l'armata a Wroclaw, perché se mi attaccano di là sono completamente sguarnito. Non posso fare avere un'altra armata, a parte non ho i soldi per mantenerla. Oddio. Allora direi quindi io di provare a azzardare ad attaccare a questo punto, di attaccare Vienna. Attaccare Vienna, assolutamente. Dobbiamo attaccare Vienna. Dobbiamo mandare via i serbi da lì. Allora, intanto avviatevi al confine. Avviatevi al confine, tu ti metti subito. Ah no, giustamente. Si è appena mosso. Ok, questa è un'armata piena, mentre la nostra non lo è assolutamente. Il nostro income sta aumentando piano piano, vediamo. Ok, allora qui mancano 2 turni e sblocchiamo gli arcieri sergenti. Ok, qui possiamo costruire però. Vediamo cosa possiamo costruire. Vediamo, 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 vediamo. Allora, 18 per l'agricoltura. No, però noi no. Abbiamo terre fertili, quindi non ci serve. Granaio. Il cibo in realtà non ci serve. Non scarseggiamo di cibo. Altra cosa, mi serve 7. Perfetto. Workshop. L'ordine pubblico qua in questa provincia è basso. Ma perché? Perché non c'è niente. C'è le tasse, la situazione politica, differenze religiose e immigrazione. Allora direi che tanto noi non reclutiamo più. Ok, questa qui, che ci dà un meno 5% di corruzione e meno 4 alle religioni non cattoliche cristiane, e direi di andare così. Vediamo che succede. Mentre qua già dovevamo costruire questo. 2 turni, perfetto. Così che mi posso fare qualche cavalleria media. Eccoli. Ah, ci attaccano. Ok, qui ci ritiriamo. Subito, subito, subito. Ok, vi lascio al prossimo episodio dove combatteremo appunto questa battaglia. Impossibile, sicuramente perderemo, ma non ci dobbiamo preoccupare perché abbiamo un'altra armata che arriverà e ci barricheremo dentro fra.
Quindi se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!